Sono in ritardo? Scusami, ho dovuto lasciare Pochi all'asilo nido. Sì, all'asilo nido. Io devo riposare. Quello piange tutta la notte. A me manca il sonno ed è tutta colpa tua. Colpa mia? Tu cullavi Andrew tutte le sere quando era bambino. E lui cullava Pochi per farlo addormentare. Ora ci ha lasciato e io non sono capace a cullare Pochi come faceva lui. Che bastardo! Tanto ha fatto che ora Pochi si è viziato. Dovevi opporti al matrimonio. Non eravamo compatibili. Mi ha sempre detto che eravate molto compatibili. Sessualmente, ma non c'è altro. Da quando è nato il bambino poi è tutto finito. Sono gli uomini di questa generazione. Si rifiutano di crescere. Non mi guardano mai. In compenso guardano sempre me. Cameriera! Ehi! Prendi Max. Quelli della sua generazione hanno capito che cosa vuol dire crescere. Voi da quanto siete sposati? Da 25 anni. E ancora vi amate tanto. Comunque la passione non è tutto, ne sono la prova io. Un'insalata di pollo da condire a parte e un caffè latte. Io pure. Lei pure cosa? Scusi? Lei pure cosa? Che vuol dire? Il caffè latte, l'insalata? Senta, mi scusi. Ehi, guardami in faccia! La tua scortesia è voluta oppure è ignoranza congenita? Scusi, non capisco. Scusi, non capisco. Adesso vuole fare la garbata. Hai trattato male mia suocera perché si vede che è una casalinga, che ti ricorda tua madre, che tu probabilmente disprezzi? O è magari il fatto che io sia nana a procurarti fastidio e insofferenza? Ma lo sai che ti licenziano se non ti comporti bene con lo sgorbio? Passo subito all'ordinazione. Perché non scatti una foto? Te la godi più a lungo. Hai ragione. È tutta colpa mia. Andrew ti ha lasciato perché l'essere padre lo spaventava. È stato sempre fifone, sin da piccolo. Io glielo dicevo. Tranquillo, tesoro, non c'è niente qui di cui avere paura. E lui non mi credeva mai. Perché non ci credevo nemmeno io. Ci sono tante di quelle cose di cui aver paura. Ci sono le guerre, i delinquenti, le malattie, l'inquinamento, la solitudine. Max mi ha lasciato. Della maggior parte di queste non sei colpevole. Cosa? Ho sentito bene, hai detto che Max ti ha lasciato.